signore e signori, dagli studi di Via Mestre in Milano, Maurizio Crozza! Buonasera! Buonasera! Grazie! Buonasera! Buonasera! Buonasera, benvenuti a Di Venerdì. Questa sera proveremo a parlare di politica. Ci colleghiamo subito con Ando Bagnoncelli, che ha sondato l'opinione del paese. Oggi agli italiani interessa ancora la politica? E grazie, buonasera Floris. Buonasera Bagnoncelli. 25, sì? Dove abbiamo chiesto agli italiani, sì, quanto le interessa la politica. Sì? Niente il 25%, sì, niente, ma sai niente, sì, 51%, se mi telefona un'altra volta la denuncio, sì, il 22%, ok, l'avevo avvertita, la denuncio. Ecco Nando, ma allora, se la politica non interessa più a nessuno, noi qua di cosa parliamo per le prossime 6 ore? Sì, e abbiamo chiesto col cartello 32 agli italiani proprio, sì, di cosa può parlare Floris. Esatto. Floris chi? 21%, non lo so, io guardo Sky, 55%, sì, è inutile che metta il numero nascosto, so che è lei, sì, 23%, Nando, basta con sto telefono, la cena si fredda, 1%. Ale, bene, ma se la politica non ci aiuta, non importa, perché parleremo anche di pensioni, di banche, di case, di frighi, di saldatrici, di biancheria intima, di onde gravitazionali e frutta. Partiamo proprio dalla frutta, ci colleghiamo da New York con Edward Luttbach. Devo parlare di frutta? Sì, la politica non interessa più. Però ho visto che, sì, si parlerà anche di biancheria intima, saldatrici e frighi. Sì. Io so tutto di frighi. Ma di frighi ne parleremo più tardi con Eugenio Scalfari. Adesso l'argomento è frutta. Allora aspetto i frighi. Beh, e mentre l'ultimo... E mentre Luttbach aspetta i frighi, noi proviamo a parlare di frutta con la dottoressa Randacci. Buonasera, buonasera dottoressa. Buonasera, dell'Osservatorio delle politiche. Madonna santa, Arvighi, ma cosa dice? Ma cosa dice? Buonasera Cacciari. Ma cosa sta dicendo? Ma è normale educazione, ha detto buonasera Cacciari. Ha detto buonasera. Ecco, bene, ancora col buonasera, ma basta. Non, sì, si può più, basta, sentire la parola buonasera. Ha detto buonasera. A quest'ora... Ma leggiti un libro, cretina! Guardi, io i libri li leggo, non si direbbe, scusi, eh! Dalle puttanate che dice non si direbbe! Scusi, Cacciari, non è un po' presto per incazzarsi? Perché? Che ore sono? Le 9:30. Ah! Eh sì! Scusi! E di solito si incazza un po' più tardi? Di solito mi incazzo un, esatto, po' più tardi? Chiedo scusa alla signora, buonasera, va benissimo, mi scusi? Sì, sì! Prego! Scusi, Vespa! No, sono Floris. Sì, vabbè, quello che è. Da Vespa devo andare dopo, dai, va bene, su. Ma da Vespa va dopo. Se Vespa parla di frighi, dovrei venire anch'io. Scusate, state calmi. Il tema frighi è una nostra esclusiva. Ci stiamo lavorando da 2 settimane. Vespa stasera parla di macchie di sugo sulle cravatte. Presentiamo gli ospiti in studio. Salutiamo il professor Fabrizio Bozzolo. Buonasera. Esperto di pensioni e... E onde gravitazionali. Come mai questi due temi? Beh, perché le pensioni le vedremo nell'iperspazio. Sì, sì, grazie, certo, professor Bozzolo. Saluto l'avvocato Rizzuto. Buonasera. Che si occupa del rapporto tra saldatrici e corruzione. Saldatrici e corruzione, è un tema forte. Ci torneremo dalle 11:30 a mezzanotte. E la sindacalista Giannina Vampa. Buonasera. Che non porta la biancheria intima, diceva. Sì. Tra poco ci dirà perché. Bene. Cacciari, secondo lei dove bisognerebbe ripartire? Ma qui serve un pensiero critico. Sì. Bisogna chiedersi da dov'è che vogliamo arrivare. Dove vogliamo arrivare? A Luna. Vogliamo arrivare a Luna. Sono le 9:30, dobbiamo tirare avanti ancora 4 ore. Ale, Luttbach, lei che dice? A Luna? Sì. Dobbiamo arrivare a Luna? Esatto. Di cosa parlo fino a Luna? E non so, faccia lei, Luttbach, forza, dai! Vado con i frighi? No, i frighi dopo mezzanotte! Luttbach! Allora, parlo di guerra. Guerra, un bel tema. Allora, vai, Luttbach! Che è sempre stata la mia passione. Sì?
Fin da piccolo? Sì. Quando altri bambini giocavano col trenino elettrico? Sì. Io giocavo col plastico. Sento ridere, ma non c'è da ridere. Ah, scusi. Perché ho fatto esplodere mio cane. Sì. Nella vita ho avuto 18 cani. Sì. Tutti esplosi. Bene, grazie Lutwak. 18 cani è un bel tema, lo svilupperemo nelle prossime puntate. Nel frattempo è tornata un po' di voglia di politica in Italia. Panoncelli, che dici? Sì, infine, col cartello 71, sì. E però il campione si è diviso praticamente a metà, sì. È tornata la voglia di politica in Italia, sì. No, assolutamente no, sì. 49% no, però la sindacalista senza mutande mi fa sangue, 51%, anche a me 52%. Bene. Anche a me, ecco, anche a me. Ecco, è contenta che fa sangue ai nostri ospiti? Beh, ce lo dirà dopo, perché adesso abbiamo in collegamento Carlo Freccero, a cui volevo chiedere, Freccero, la televisione che ha paura della politica o è la politica che ha paura della televisione? Freccero? Ma la televisione è morta. È morta. Morta. È morta. Basta, è morta. È morta. Dico una cosa molto importante. Sì? Voglio riportare Gino Bramieri in Rai. Chi? Naturalmente. Voglio portarlo in Rai. E Gino Bramieri è ma morto. Naturalmente. Cioè, sì, ma Gino sì, Bramieri. Lo porto, sì, sì. Gino Bramieri è morto. Volevo ho solo ricordare. Bene, Gino Bramieri? Ah, sì. No, calma, io credo che va bombardato insieme alla Libia. È già morto. È già morto Gino Bramieri. Ma io lo dico dagli anni 90 esatto. Che Gino Bramieri bene. È morto. È morto, infatti. È quello che dicevo è io. Meraviglioso. Infatti è morto. C'ero. Eccetera. Sì. È meraviglioso. C'ero. Che a un certo punto, molto semplice, sì. Muoiono. Sì. Eccetera. Naturalmente, muoiono. Perché la natura li fa morire. Ma certo. Anche sì. I miei cani. Tutti morti. Ma cosa dici? Ma cosa stai dicendo? Calmiamoci. I tuoi cani sono morti perché sei un fascista guerrafondaio. Calma. Io però, e questo perché? L'avevo detto prima che mi piace la guerra. Va bene, noi ci fermiamo solo un attimo, poche ore di pubblicità e poi torniamo con banche, disoccupazione, presine da forno e colibrì. E frighi? Soprattutto frighi. Ale! Tanta dolce, ogni conduttore fa quello che può, non c'è più politica, non c'è ideologia, se il ministro mi dà buca poi si invita sua zia, Formigli Floris, la Gruber e poi, Giannini la gabbia del tempio coi suoi, di notte c'è Vespa, al mattino agora, è più interessante la pubblicità. Grazie alla Silvano Belfiore Band, al corpo di ballo di Michela Muffato, ai coristi, grazie. Grazie a tutti, grazie. Ciao popolo delle meraviglie. Com'è? Vi siete trovati un po' paura, eh? Oddio, parte un talk vero. No, ragazzi, fatemi salutare Floris perché io lo adoro. Ciao, Giova, eh? No, fate un applauso a Floris. Io sono anni che Giova, sono anni che Giova è il mio appuntamento fisso del martedì sera. Per metà della mia vita c'è stato il calcetto. Per l'altra metà, Floris, diciamo che io il martedì l'ho sempre dedicato a una palla. Sto scherzando, Giova, naturalmente. Io ragazzi, a Floris devo tantissimo, eh. Mi ha dato la possibilità di crescere come comico e poi grazie alle sue copertine mi sono tolto tante di quelle soddisfazioni. Io ho mandato a cagare Gasparri, ragazzi. Ma quando ti ricadi? Dal vero! Con lui è raro. Comunque, a parte Floris, comunque, i talk show sono veramente tanti. C'è cioè, Di Martedì, Ballarò, La Gabbia,
L'Arena, Matrix, Piazza Pulita, Porta a Porta, Virus, Quinta Colonna, Quarta Colonna, porta chi minchia vuoi, basta che mi porti una colonna. Cioè, nel momento storico in cui c'è il minor numero di appassionati di politica, c'è il maggior numero di programmi che ne parla. Giannini, Vespa, Formigli, Gruber, Del Debbio, Mentana, Floris, Paragone, Greco, Porro, Merlino, Sardoni, Pannella, Annunziata, Mannoni. Alle ultime regionali c'è stata la più bassa affluenza di sempre, ha votato un cittadino su due, perché praticamente un italiano era a votare e l'altro era a condurre un talk show. E poi, comunque poi ragazzi, sai cos'è? Che una volta nei talk show c'era più passione, c'era più pathos. Quanto mi mancano quelle belle liti di una volta, cioè Formigoni contro Gomez, Berlusconi contro Santoro, Gasparri contro Landini, Brunetta contro Maciste, sai? Quanto guadagna Maciste? Quanto è costato Ben-Hur? Che bei tempi. Io mi ricordo quella volta che la Belillo voleva menare la Mussolini, no? Il livello della discussione era raso terra come adesso, però almeno ti godevi il gesto atletico. Tu invitavi uno di destra, uno di sinistra, e per male che andasse tiravi la mezzanotte senza problemi. Adesso in Italia destra e sinistra non ci sono più. Sono state sostituite da questo signore qui. Eccolo qua. Questa è una foto dell'altro ieri. Questo è il leader della sinistra italiana alla settimana della moda qui a Milano, circondato da stilisti e figa. Ora, in quella foto lì, cosa ci vedete? Destra e sinistra? Ma chi se ne frega? Ma che importanza ha? Figa a destra, figa a sinistra. Basta, bon, fine. E voi siete ancora lì con queste assurde categorie novecentesche, basta. Ad esempio, ieri è stata approvata la Cirinà, no? Tra mille polemiche. Secondo voi ha vinto la destra o ha vinto la sinistra? Come siete aridi. Ha vinto l'amore. Quando vince l'amore, c'è un diritto che muore. Fanno festa le suore. Piange la Cirinà. La Silvano Belfiore Band. Ma cos'è? È un premier o è un libro di Moccia? Cos'è? 3 metri sopra il clero. Ma di quale amore va cianciando? Quale amore? Dunque, abbiamo approvato una legge sulle unioni gay, proprio al minimo sindacale, dopo anni e anni di ritardo, senza nemmeno le adozioni, solo perché l'Europa ci ha fatto un mazzo come una capanna, perché altrimenti saremmo ancora a credere al sangue dei santi che si scioglie e alle mummie dei frati che fanno il giro di Roma in una teca. Ah no, sì, lo facciamo, infatti siamo così. E Renzi parla d'amore. Unioni gay, arriva la condanna di Strasburgo all'Italia, riconosca i loro diritti. Questa notizia è di luglio scorso. Altro che ha vinto l'amore, ha vinto la Merkel. E da chi ce la siamo fatta scrivere la legge? Noi? Da? Lui? Che a sua volta aveva Bagnasco, che gliela dettava al telefono, e tutta la CEI su Skype in videoconferenza che annuiva. Siamo i soli al mondo che si fanno scrivere le leggi sui gay da chi è contro i gay. È come far scrivere il regolamento delle oasi naturalistiche dai bracconieri. Dai, siamo onesti, questa volta più che l'amore ha vinto Alfano. Guarda come se ne è uscito subito dopo aver fatto togliere lo stepchild adoption dal testo di legge originario. Guardalo, guarda. Allora, Unione Civile di Alfano, impedita azione contro natura. Contro natura. Contro natura. Alfano era dai tempi di Torquemada che non si sentiva contro natura. Ecco, Se io penso al ministro Alfano, l'unica cosa che trovo veramente contro natura è l'accostamento delle due parole ministro e Alfano.
Anche perché Angelino non ha fatto togliere solo le adozioni. Dopo la stepchild adoption salta anche l'obbligo di fedeltà, la vittoria di Alfano. Ha fatto saltare l'obbligo di fedeltà tra gli omosessuali. Cioè, lo ridico, nel matrimonio tra omosessuali è consentito che si possa tranquillamente trombare in giro senza conseguenze. Cioè, secondo voi, noi etero, no, lo dico sommessamente, aspettate, non potremmo risposarci con rito gay? No! No, Carla, sto scherzando. No, se mia moglie... Sto scherzando e comunque sto facendo servizio pubblico, Carla. Non c'è niente di personale. Ma ve lo immaginate il Papa che sposa con il rito gay? Vi dichiaro marito e moglie, è fatto un po' come vi pare. Chi stai guardando? La ragazza in terza fila, sì. E tu? La guardia svizzera. Sì, anche il prete dietro di me guarda la guardia svizzera. Andate e traditevi in pace. Cosa vuoi che ti dica? Andate a Ibiza. Cosa vuoi che ti dica? Questo per dire che quando la politica si occupa di questioni private tende un po' a toppare, invece quando si occupa di cose pubbliche la politica non ha nessun tentennamento. Anticorruzione senza più risorse, la protesta di Cantone contro il governo. Avete presente chi è Raffaele Cantone? Me lo fate vedere per favore? È questo signore qui, no? Lui è l'uomo che dovrebbe sconfiggere la corruzione in Italia, cioè questo è quello che gli ha chiesto il governo. Cioè, praticamente, è come se gli avessero chiesto di battere il Barcellona da solo in ciabatte. E lui ha accettato e ci sta provando. Cosa ha fatto il governo per incoraggiarlo? Gli ha tagliato il 25% dei fondi. Non è meraviglioso? Gli hanno tolto anche le ciabatte. Cioè, vedi... Ma non preoccupatevi, credetemi. Contro la corruzione non facciamo niente, ma almeno abbiamo un premier Petaloso. La sapete bene, no? La storia di Petaloso, no? Un po' di tempo fa un bambino ha scritto l'aggettivo petaloso in un tema alla sua maestra, è piaciuto, e allora ha chiesto all'Accademia della Crusca di inserirlo nella lingua italiana. La Crusca ha risposto, sì, va bene, però per inserirlo bisogna che gli italiani inizino ad usarlo. E allora da ieri Renzi dice petaloso. Appena può. Alla cazzo, così. No. Perché per Renzi il dopo Expo è petaloso. Petaloso. A me sembra disastroso. Expo, gli amministratori, Rosso 2015 è di almeno 30,6 milioni. Attualmente all'Expo non hanno nemmeno i soldi per smantellare l'area. Avete presente l'albero della vita, no? Lo fai vedere. Ecco, resterà lì. Non hanno nemmeno i soldi per smontarlo. Ecco, come albero diciamo che resterà petaloso per decenni. Ma il governo, in fondo, perché dovrebbe preoccuparsi di queste cose? Non solo è petaloso, ma da ieri è anche verdinoso. Eccolo qua. Ragazzi, guardate che questa figura è una figura straordinaria. Verdini, il nuovo pilastro della maggioranza di governo. È un fuoriclasse. Ragazzi, guardate che lui è l'Higuaín della politica. In effetti, qualche Higuaín con la giustizia lui ce l'ha. Ma sì, ma cosa importa? L'importante è che voti la fiducia al governo. Dennis Verdini ce l'ha fatta, entra nella maggioranza del governo. Cioè... Che tra lui e Renzi ci fosse già un progetto di vita insieme, lo si era capito, no? Diciamo che grazie alla legge sulle unioni civili, ieri hanno deciso di ufficializzare. Da questo momento è lui che tiene in piedi il governo Renzi. Cazzarola. Bel salto, Contando che era il numero due di Berlusconi, ragazzi. Cioè, prima era solo il coordinatore di Forza Italia, adesso è diventato il coordinatore di tutta Italia. Voi non avete idea di che concezione della politica ha quest'uomo qui. Robert Kennedy diceva, 1000 miglia iniziano con un passo,
Lui invece dice... 1.000 euro, parliamone. Per lui la politica è una questione idraulica. Come idraulica? Sì, 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 sì. Adesso ve lo faccio sentire. In pochi anni si è passati dall'ideologia all'idrologia. Sentitelo. Io raffiguro la politica italiana, la maggioranza italiana, sì, con due rubinetti, una a destra e una a sinistra. Due rubinetti. La sinistra gocciola. Gocciola, sì. E bene, non c'è stoppa che tenga. Perché un giorno va via. Sì. Civati, sì, un giorno va via Cofferati, un gocciolio continuo. Dall'altra parte c'è un altro rubinetto. Qual è? Che rubinetto è? Quello determinato da, sì, gli amici dell'NCD che hanno fatto degli amici dell'NCD, come, sì, Quagliariello, come Giovanazzi, sì, sa, un rubinetto, e quindi, un rubinetto di là. Trovare un idraulico in questo paese non è facile. Vedi come idraulico Verdini, ce lo vedo alla grande, è perfetto. È l'unico idraulico al mondo che di fronte a un rubinetto che perde si sposta verso il rubinetto che vince. Non è bellissimo? In questo momento Verdini è l'uomo più influente d'Italia, eppure non sembra, perché sta sempre un passo indietro, si defila. Lo faceva anche con Berlusconi. Comandava lui, ma restava nell'ombra. Verdini vive rintanato come il polpo. Avrei potuto dire la piovra, ma mi sembrava un po' troppo azzeccato. Non si sa, non si sa nemmeno dove sia il suo ufficio da idraulico. Tutto questo potere è lui, ma dove lo esercita? No, perché nel mondo i luoghi del potere generalmente li riconosci, no? Lo studio ovale di Obama alla Casa Bianca, lo vedi, è questo qui, no? Da qui si decidono le sorti degli Stati Uniti, del mondo. Prendi l'ufficio di Putin. L'ufficio di Putin, eccolo, sai, tutto quello che accade in Russia viene deciso lì. Vuoi invadere la Turchia? Lo decidi in quella stanza. Vuoi ordinare del polonio su Amazon? Sempre lì. Vuoi fare lo spiritoso, due belle battute sui ceceni? Ecco, magari allora non andare lì, vai in un'altra stanza. A Londra, tutto quello che passa in Gran Bretagna viene deciso qui, al 10 di Downing Street. Le vedete lì, Cameron con la regina? Guardate come sono belli. Avete notato che fanno sempre la foto davanti a quel portone lì? È chiuso, no? Perché si sono dimenticati le chiavi dentro. E secondo me Cameron non ce l'ha nemmeno l'ufficio. Fa tutto lì dal marciapiede. Ma in Italia, qual è il vero luogo del potere? La stanza dove si prendono tutte le decisioni importanti. Eccola. No. Sì, anche questa. Dai, mi fanno gli scherzi, non è questa, non è la Cappella Sistina, è quell'altra, dai, fammela vedere. Oh, questa è l'aula del l'aula del Senato, ma non proprio tutta l'aula del Senato, è solo un piccolo angolino, di questa grande sala, è un anfratto, precisamente quel corridoietto che separa l'emiciclo dal banco del governo. Me lo fate vedere? Ecco, esattamente lì trovi Dennis Verdini, lo vedete? Lo vedete lì? Allora, in quel minuscolo habitat, lui decide tutto. Fa accordi, inciuci, sposta senatori, crea maggioranze, le disfa, promette nomine, fonda banche, le sfonda. Cioè, saranno al massimo, 6 metri per 3, 18 metri quadrati calpestabili. E infatti, come si calpesta la democrazia lì, non la si calpesta da nessuna parte. Verdini sta sempre lì, a un passo dall'uscita, non si sa mai, capitasse una retata, è pronta a portare via i maroni. Regia, me lo fai vedere l'idraulico al lavoro? Nel frattempo io vado un attimo lì dietro a costruire un senato. Grazie.
Onorevoli colleghi, diamo il via alla votazione sull'emendamento 115. Sì, allora ragazzi, mi raccomando, di fare attenta attenzione. Ciao, ciao, Enrico, ciao. Ciao, ciao. Oh, ciao, bella, come stai? Bella, compagno. Ciao, camerata. Ciao, oh, shalom. Salam aleikum. Ciao, ragazzi, ciao. Ciao, Dennis. Amore mio, come sei bella. Posso darti un bacio? Ciao, tesoro. Con chi stai? Sei sempre con Alfano? Sì. No, ti prego, con quegli occhi lì non stare con Alfano. Pippo, oh, che cosa fai lì? Dai, si era detto nel gruppo misto. Sloggia, dai, vai dall'altra parte. Se vieni con me, ti porta la sanità. Ma io ho fatto l'ISEF. Perfetto, un po' di corpi, te ne intendi? Quindi. Sì, perfetto. Un po'. Guarda, che se quando entri nel giro dei ministeri è come fare tre ciliegie alla slot machine. È un fiume di grana in piena. Fidati, ti tengo d'occhio. Ti tengo d'occhio. Dennis, scusami, Dennis, ho un problema. No, che problema c'è? Io ho sempre votato Forza Italia, adesso passare col PD. Ho uno scrupolo. Uno scrupolo? Sì. Cos'è, una malattia venere? No, è un... Guarda che c'è rimedio, sei sicura? Ah, sicura? Con 3 anni di consulenza a Leni... Ah, oh, beh, sì. Stai già meglio, eh? Sono già guarito. Oh, Ciccio, vota grazie, bene. Grazie, Dennis, grazie, vota grazie. Bene. Certo, vota grazie bene. Mille, grazie. Scusa, vieni qua, Luigi. Come va? Con l'hotel sulla spiaggia della Maddalena. Sei riuscito poi a avere la concessione? No, c'è ancora problemi con la sovrintendenza. Ma non è possibile. Bruno? Sì. Bruno, dimmi, scusa, dai. Scusa, Bruno. Sì. Tu sei sempre dentro la sovrintendenza? Sì, mi ci hai messo te. Ti ho messo io. Sono vecchio, perdo colpi. Tuo zio ha chiesto un prestito alla Carichianti? Sì, circa 2 milioni. No, dilla bene, 2 milioni e 850 mila. Lo fai un favore a lui che vuole fare un hotellino sulla spiaggia della Maddalena. Ma che problema Ma c'è? Ma che problema c'è? Hai visto? C'è tutto risolto. Oh, grazie, adesso Dennis. Me lo fai un sorriso, per favore. Grazie, Dennis. Ma grazie. Non ringraziare me. Saluta la massoneria e ringrazia lei. Dennis, ma allora è vera questa storia della massoneria? Ma che cazzo dici? Missoneria, è toscano, la missoneria. Scusa, senti, che suona anche, per favore. Ciao, amore, sì, scusa un attimo. Grasso, sono al telefono, per cortesia, un momento, no? Onorevoli colleghi, siete pregati di fare silenzio perché il senatore Verdini è al telefono. E che cazzo? Non lo so, amore, a che ora torno. Sì, me lo ricordo, sabato siamo a cena dai boschi. Mi raccomando, portafoglio con la catena grossa, Ti saluto. Sì, scusa, devo andare. Butto giù io, butti giù tu. Butto giù io, butti giù tu. Butto giù io. Sì, Dennis, è uscito. No, è uscito. Dennis, ciao, ma è già finita la votazione? Ma no, è uscito l'iPad Retina, una figata, grosso così. Ma che figata! Dennis, ma allora se la faccio andarmi a fare la ceretta? Cerettati in tutto il corpo, vai bella ragazza. Oh, che cazzo guardi tu? Dai, che sei pazzo, fammi comprare sigarette, dai. Eccola. Chiappa qua. Cos'è questa? Pizza. Bravo, bellissimo. L'hai presa la pizza? 4 Sono contento, sì. Mi raccomando, perché devi consegnarla col signore là, lo vedi? Quello con l'eschimo macchiato, è lui, sì. è farcita, è la cosa per tuo cognato, il vitalizio per tuo cognato, mamma mia, sti comunisti, poi per quello che si estinguono, non capiscono un cazzo, Dennis, dai, vai. Dennis, vieni qua. Cosa Dennis? C'è? Monica Cirinnati sta cercando, è disperata per la storia del decreto. Ma quale? DL sui froci? Quello là, eccola, mamma. Che arriva, Dennis! Monica, che ti succede? Dennis, i grillini mi hanno tradita, i renziani mi hanno fregata e Alfano mi ha stravolto la legge in disastro. Non buttarti giù, lo so. La politica è brutta, c'è tanta gente cattiva. La gente come noi, con degli ideali veri, è sempre più rara. Non ci sono valori. Questo è un Rolex, devi darlo a Francesco, che poi lo prendiamo dopo. Ma sai che c'hai ragione, Dennis? Sì. Io sono stata ingenua, ma voglio mollare tutto. Abbandono la politica. No, non far così. Comunque, se liberi il posto, fammelo sapere che ho già delle richieste. Comunque non piangere, per favore, perché voi lesbiche siete troppo sensibili. No, io non sono lesbica, Non sei lesbica? No. Alt! Ehi, ragazzi! Oh, la Cirinna non è mica lesbica! Come no? Porco cane! Roberto, ti devo 50 euro. Ma guarda un po', Teddy. Ma non è pazzesco? Ma guarda, sì. Che tu sei la mia eroina, lo sai? Cioè, tu hai firmato una legge senza nemmeno averci un vantaggio personale.
Guarda che la gente al giorno d'oggi è matta. Ma incredibile. Pronto, ciao amore. No, non lo so a che ora torno, tesoro. Perché non guardi un po' di TV? Metti Rai 3. Vedi un po' se la Bignardi fa bene il suo lavoro. Se no la rispediamo alla 7 a fare le fotocopie da Paragone. Ciao tesoro, ciao amore, ciao. Mamma mia, come sei pallido tu, che ti succede? Lo so, Dennis, ho perso un sacco di grano con Banca Etruria. Ma perché non hai investito in dracme? In dracme? La dracma è il futuro. Ma le dracme non esistono più, Dennis. Che carino che sei, seguimi, Europa. Migranti, vanno in Germania, toccano il culo alle tedesche, rottura di Schengen, abolizione della UE, ritorno alle monete nazionali, dracma, impennata del tuo investimento. Grazie, Dennis, grazie. Non ringraziare me, ringrazia la loggia. Ma allora lo vedi che siete massoni, hai detto loggia. Loggia ha detto che non siamo massoni, coprimi, coprimi, sì. Che questa non la posso vedere. Scusa, Dennis, oh, eccolo Dennis. Oh, ma beccato, carissima, oh, come andiamo, proprio te stavo tesoro. Cercando. Sì, dimmi, amore. Allora, io la 332 te l'ho votata, sì. Ma tu per mio figlio non hai più fatto niente. Ma non può prendere la patente a 9 anni. O la prende a 12 come noi in Toscana, oppure la fai prendere in Albania, poi io ti fo il passaggio. Sì, dai. Beh, se pensi di cavartela così, io allora la 556 non te la voto. Come no? Io devo fare una centrale a carbone vicino all'asilo. Ho già comprato il terreno, per favore, ti fo un regalino. Roberto, Enrico, potete venire un attimo? Due senatori, i 5 Stelle. Stamattina nuotavano ancora Sant'Ilario. Guarda che occhio fresco che c'ha Enrico. Guardalo un attimo, come Fulvio Enrico. Guarda che meraviglia che sono. Tu lo sai che lui ti votano quello che vuoi. Fa l'imitazione di Celentano. Fai vedere un attimo. Sei forte, a mezzanotte sai. In effetti. Hai visto che un accordo lo si trova sempre? Dai tesoro, vai, troppo se te bravo, lo dico. Troppo bravo. Ha finita la professione. Proprio adesso, chissà come finisce Dennis qua. E come finisce? Favorevole 155... 20 astenuti, 3 astenuti, 3 contrari, il Senato approva. Sta a sentire. Onorevoli colleghi, do lettura del risultato. Sì. Favorevoli 155. Sì. Contrari 20. 20 astenuti, sì. 2. Come astenuti 2? Ne ho comprati 3. Mi correggo, astenuti 3. Il Senato approva. E vai, vai, vai. Mamma mia, che giornataccia. Poi dicono che i politici non lavorano, sono a pezzi. Ah, non dico come il PD, ma quasi. Se ti sentisse Bersani. Ciao tesoro. Ciao, certo, amore. Che tu sei un genio. Perché? Non volevi la stepchild adoption, sei riuscita a sfilarla dalla Cirinà, dando la colpa ai 5 Stelle. Capolavoro! Sì, così tutti i ricchioni saranno incazzati con Grillo. Genio! Brazzo! Eh? No, dico, se io sono genio e tu sei il mio brazzo, non riuscirei a fare nulla senza di te. Sì, siamo proprio una bella coppia io e te. La nostra è una perfetta unione incivile. Se stasera... sono qui. Cosa fai? Non cantare. Non cantare. Ti voglio premere. Baciami, stupido. Se stasera sono qui, è perché Andrea Zalone. Dunque, mi hanno detto che ho fatto il primo blocco con la patta aperta, è vero? C'ho la patta aperta. Ma era tale la gioia di vedervi. Comunque, non me ne sono accorto, sei gli anziani. Sono anziano, però sono dimagrito. Mi trovate dimagrito? Un po', no? Cioè, frontale, di fronte, sono un po' dimagrito. Se tiro la pancia in dente, se sto così, sono dimagrito, no? Dai. No, perché, ve lo giuro, ora sembra incredibile, non so se ve l'ho già detto, io sono aterosclerotico, però su 14 pasti settimanali, in 7 io mi alimento così.
mi alimento con la dieta macro bio vegan, niente prodotti animali, solo cereali integrali, fagioli, verdure e tofu, tanto tofu. Vero Andrea che noi mangiamo così? Sì, sì, sì. Noi lavoriamo, a pranzo mangiamo così, a pranzo, perché poi la sera ci sfondiamo tutte e due di salame maionese, porchetta fritta, forme di pecorino farcite con uova, gorgonzola, altra porchetta fritta avanzata dalla sera prima, d'altra parte sei bottiglie di Lambrusco, non possiamo mica berle a stomaco vuoto, no? Però invece a pranzo... Però a pranzo, belli, sembriamo Gandhi. Zuppa di miso, fagioli a zucchi, seitan strapazzato, quinoa con verdure e pak choi al vapore. Per forza, poi Gandhi è diventato famoso per i digiuni. La non violenza non era una scelta, era proprio mancanza di energia. Comunque, puntualmente, ogni giorno... ci arrivano in ufficio ste scatolette biodegradabili da un takeaway salutista, che tra l'altro sono biodegradabili, che se non ti sbrighi a mangiare, ti alzi che c'è tutti i fagioli e tutto c'hai le braghe. Dunque, martedì scorso, 23 febbraio 2016, è una data che io mi ricorderò per tutta la vita, mi hanno portato i cardi. Il cardo è già un po' ostico di suo perché è amaro, no? O ci metti molto burro, qualcosa, cioè. Ma se ci metti, sai, quelle col cardo. Io ve lo giuro, raga, sapevano di piedi. Ma, cioè, tra il piede e una rotaia, toh. Piedi e rotaia, sembra il nome di un ristorante. Tanto che per rifarmi la bocca ho leccato il vero piede di Zalone. Una roba, ragazzi, 23 febbraio 2000, ricordatevelo. Però, obiettivamente, è un cibo che fa bene veramente, ora parte di scherzi, non lo dico solo io, ormai sono in molti, la comunità dei vegetariani e dei vegani sta crescendo, figure anche insospettabili, no? Questo è di due giorni fa. Berlusconi diventa vegetariano, basta far soffrire gli animali. Poi però ha smentito, vegetariano, mai detto, cado dalle nuvole. Ha creato una nuova categoria alimentare, il vegetariano per 48 ore. Deve aver capito male la domanda, perché magari qualche giornalista ha detto chi mangia solo frutta e verdura prende tanta fibra, e lui ha capito male. Vai oltre. Comunque, tutte le ricerche scientifiche dicono che essere vegetariani fa bene all'organismo, che allunga la vita, sai, previene l'insorgere di malattie tipo, che ne so, infarto, ictus, queste cose qua, no? Se i nutrizionisti dicono che una cosa fa bene o fa male, io ci credo. Il fritto fa bene alla salute e aiuta a prevenire le malattie. Lo dice il Dipartimento Nutrizionale della Facoltà di Farmacia di Granada. Il fritto fa bene. Da quando, Grana? Ah, da martedì. Da quando qualche nutrizionista di Granada ha ordinato come me il cardo vegano e ha deciso che il fritto è più sano. Lo studio però specifica che per ottimizzare l'assorbimento dei grassi, l'olio deve cuocere esattamente a 180 gradi. Ma che cazzo cuoce a 180 gradi? Ce la vedete mia moglie, che per l'amor di Dio, io ti adoro, che non sa nemmeno mettere lo stracchino nel piatto? Cuocere a 180 gradi. Che lei puntualmente fa così, mette l'olio, poi chiama sua mamma, le sue amiche, va dall'estetista, medita, finisce il libro, l'olio è diventato lava. Che cazzo frigge a 180 gradi? Guarda che ti amo, no, per amor di Dio. Ora, ci hanno sempre detto che un bicchiere di vino faceva bene, no? Guardate qua, una bottiglia di vino al giorno fa bene alla salute. Aspetta, che delirio. Aspetta,
Ora vi faccio vedere chi l'ha detto. Questo l'ha detto il massimo esperto mondiale di studi sull'alcol, uno scienziato, il dottor Kari Poikiloinen. Guarda che faccia che c'ha. Guardalo qui, il vecchio Poikiloinen, si vede che ha proprio passato una vita a studiare l'alcol, no? E l'alcol fa bene, più ne bevi, più ne bevi. Il latte, e cazzo il latte fa bene o fa male? Oh, è ricco di calcio, da un lato fa bene alle ossa, dall'altro aumenta il rischio di diabete. Diciamo che muori di infarto, ma con i femori di Usain Bolt. E il cioccolato? Va bene, ricco di antiossidanti, riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Contiene zuccheri e grassi, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. E quindi il cioccolato fa bene o fa male? E se lo frigo a 180 gradi con mia moglie dall'estetista? Ma anche se facesse bene al cuore, per assurdo, comunque ti fa ingrassare come un baule, no? No! Il cioccolato aiuta a dimagrire! Il cioccolato fondente fa dimagrire, lo dice uno studio dell'University of San Diego in California. Capirei se uno studio dell'University of Toblerone in Svizzera. A meno che il preside dell'Università di San Diego non sia Willy Wonka. Ma io però, ragazzi, il peso medio di un americano è 150 kg. Mangiano hamburger con dentro le patatine fritte, la pancetta come sciarpa. Cioè, è ovvio che se li togli tutti e gli dai del cioccolato dimagriscono. Ma dagliene un camion che dimagriscono. L'alimentazione non è una scienza, è una teoria esoterica, non ci sono certezze, ci devi credere e basta, è fede. E infatti nel cibo ci sono le sette come nelle religioni, no? Ci sono i vegetariani che non mangiano carne ma mangiano uova e latte. Poi ci sono i crudisti che mangiano solo roba cruda, i fruttaliani che mangiano solo frutta sia cotta che cruda, i fruttariani poi con la R che mangiano solo frutta cruda e poi ci sono anche i fruttariani simbiotici. Anche loro mangiano solo frutta cruda, però direttamente dagli alberi. Li riconosci perché sono quelli che nei parchi pubblici si litigano le noci con gli scoiattoli. Avete mai sentito parlare del respirianesimo? Ve lo giuro, esiste. Gente che si nutre di aria, si alimenta con la fotosintesi. In Italia sono circa 1300, 1299, 1298, 1297. Stai mangiando, tendono... Stai non mangiando, tendono ad estinguersi. Comunque, la setta più agguerrita in questo periodo è sicuramente quella dei vegani, quelli che non mangiano animali né derivati. Sono dappertutto, si mimetizzano fra gli esseri umani, no? E hanno un'unica grande missione nella vita: cagarti il cazzo mentre mangi. Hanno sempre questo approccio aggressivo. Non ti dicono come fa bene quello che mangiano loro, ti dicono quanto fa male quello che mangi tu. Se ne porti una a pranzo, ti guarda come se lì fossi Hannibal Lecter. Cioè, lo capisci che ti odia. Che tra l'altro l'aggressività dovrebbe essere tipica dei carnivori, non di chi mangia erba, giusto? Ti viene anche il dubbio che ti detesti perché sei fatto di carne. Se fossi fatto di seitan ci sarebbe più empatia. Lui mangia tofu, ma in realtà quello che lo nutre davvero è l'odio verso di te. È un odiariano. Ho detto lui, ma in realtà il veganesimo è più diffuso nel genere femminile. E lì, se trovi il combinato donna più vegana, ti conviene veramente diventare respiriano. Ecco chi sono i respiriani. Sono i fidanzati delle vegane che si sono rotti i coglioni. Preferiscono lasciarsi morire pur di non discutere. In realtà, essere vegano non è solo una scelta alimentare, è molto più articolato, perché un vegano non rinuncia solo al culatello, no? Si impone anche un sacco di privazioni. Per esempio, non può usare maglioni di lana, perché? Perché la pecora, quando la tosi, soffre. Stessa cosa per la seta. Avete presente il faccino triste che fa il Baco quando gli rubi la bava? Per la doccia, né shampoo né bagnoschiuma, perché rovinano il sebo naturale della pelle. Si può usare solo l'argilla. Certo, ogni due giorni c'è l'idraulico che deve picconarti lo scarico, ma ti viene un sebo meraviglioso.
Amici vegani, si scherza, eh? E poi a me in fondo i vegani veramente sono simpatici. Ora, io su Gambero Rosso Channel vedo sempre una trasmissione con un vegano che prepara le ricette. Se ce l'abbiamo, regia, me lo fai vedere il pezzo in cui chiedono scusa alla zucca per averla tagliata? Io intanto vado un attimo di là a veganizzarmi, scusa, eh? Oggi, senti, Nick, avrei intenzione di fare una cosa che esiste ormai da molti anni. Grazie a questa macchinetta. E oggi facciamo degli pseudo spaghetti. Si possono utilizzare verdure anche appartenenti ad altri generi, come le rape, come i daikon. Adesso sta andando tantissimo il daikon, finalmente, no? Sì. È arrivato in Italia. La nostra zucca sta piangendo, poverina, vedi? Povera. L'abbiamo tagliata e lei si è ferita, e queste sono delle sostanze. È come se fosse la. Ma anche la cucina vegetale è crudele, allora. Sì. Non è, infatti, gli indiani, sai cosa. Non è priva di crudeltà, come. Sai cosa fanno gli indiani per ovviare a questo problema? Pregano. Ah, sì. E chiedono scusa. Buonasera. Buonasera. Buonasera, lei è? Buonasera, lei chi Buonasera. È? Buonasera, sì. Io mi chiamo Germidi. Di cognome? No, no, Germidi è il nome. Di cognome faccio Soia. Germidi Soia. Va bene. Sì. Sono uno chef vegan. Sì, bello. E questo è il mio ristorante. Che si chiama il Satut. Satut? Satut. Satut de carton. Meraviglioso. La mia. Sì. La mia è una cucina ayurvedica. Sì, bello. Crudista. Quindi lei non cuoce niente? No, no, non solo non cuocio, ma non lavo nemmeno gli alimenti. Non li lava? Per rispetto alla verdura, che non è detto che abbia voglia di farsi il bagno. Cosa? Cosa per esempio? Dice? Farsi questa. La verdura. La verdura voglia di farsi. Per esempio, questa mattina mi sono svegliato di cattivo umore e gli ho chiesto: vuoi farti una doccia? E lei mi ha risposto: sicuro. Quindi l'ho tenuta con la terra. Vabbè, ho capito. Senta, lei quindi è in pieno periodo crudista. Sì. Naturalmente sono stato anche fruttariano, certo. Erbista. Poi c'è stato il periodo più indimenticabile della mia vita, i miei 2 anni da sedanista. Sedanista. Mangiavo solo sedano. Certo. A colazione, pranzo e cena. E quindi stasera cucinerà a base di sedano? No, se vedo ancora un gambo di sedano vomito. Perché dopo un po'. Ma veniamo alla nostra ricetta. Useremo la zucca per realizzare degli pseudo spaghetti. Innanzitutto, per prima cosa, tagliamo la zucca. Attenzione. Ecco come vedete, la zucca quando viene tagliata piange. La zucca piange? Sì, certo. Fa un po' di acquetta. No. Non si è rispettoso. La zucca soffre come lei e me, perché siamo parte di un tutto. Le chieda scusa. Ma no. Guardi, che la zucca è molto sensibile. Se non le chiede scusa, rilascia il gangarone. Il gangarone cos'è? È una tossina che quando la mangia le fa cadere gli arti. Gli arti. Io avevo questo mio amico che ad Halloween ha preso una zucca, l'ha scolpita col coltello senza chiederle scusa. Raccontava pure delle barzellette sulle mamme delle zucche. Ma adesso va bene. A un certo punto l'ha mangiata e hanno iniziato a cadergli gli arti, le braccia, poi le gambe. Adesso fa il fermaporte al comune di Sondrio. Ma non credo. Non si scherza col gangarone. Non si scherza col gangarone. Quindi chieda scusa. Sì. Va bene, allora scusa zucca, scusa. Ora però se vogliamo andare avanti con la ricetta. Bene, con la zucca stasera faremo appunto degli pseudo spaghetti di zucca alla carbonara vegana. Quindi immagino senza pecorino, no? Dico senza uovo, sa che il pecorino e l'uovo fanno quella cremina buona. E immagino anche senza quella bella pancetta croccante che si... Cos'ha? Cos'ha? Nostalgia della pancetta? Non la vedo un po' scossa? È un po' nostalgia per la pancetta? No. Per niente. Perché è vegano. Visto che vivrò 50 anni in più rispetto ai mangiacadaveri. Appunto, cosa vuole che mi importi a me della pancetta? Però c'è qualcosa. Per non rinunciare alla carbonara basta sostituire l'uovo col cavolfiore e la pancetta coi germogli di daikon. Ecco, cos'è il daikon? Volevo dirlo a tutti gli italiani, finalmente anche da noi è arrivato il daikon. Bene, finalmente. Il daikon, il ravanello giapponese che ha delle proprietà incredibili. Ma se non si trova il daikon? Potete sostituirlo con delle radici di jigan o pochi grammi di seitan in polvere. E cosa sono? Tuberi. Li può trovare in tutti i fruttivendoli. Ah, bon. Di una valle a 20 km a sud di Katmandu. Dove?
Occhio, perché in Nepal i fruttivendoli aprono solo giovedì pomeriggio. E come si fa allora? Tra l'altro col Gigan e il Sirtan si possono fare anche dei dolci strepitosi. Tipo il tiramisù? No? No. Più o meno. No. Il tiramisù è buono, Sì, è si buono. Possono fare anche buono, dei biscottini che poi si perché può... Perché il tiramisù è buono, adesso. E anche con i biscottini ci si può poi spalmare la crema alle nocciole. Ah, la Nutella! Ah, che buona, buonissima, pane Nutella buonissima, con le nocciole, cremosa. Sa cosa? Io ad esempio negli autogrill prendo... Il barattolo grande. Esatto, quello lì. Sì, io prendo quello grande. No, guardi. C'è niente da fare. Minchia, che buona la Nutella. Cosa ha detto? Minzia. Minzia è il fornitore di tuberi. Ah, no, ho capito. Ma adesso non parliamo di dolci, torniamo a sta cazzo di zucca. Cosa ha detto? Canzio di zucca. Canzio. È un altro fornitore. Minzia e Canzio. Ah. Hanno i negozi vicini. Ho capito. Andiamo avanti con la ricetta. Prendiamo la nostra zucca. Esatto, sì. Con delicatezza. Sì. E iniziamo piano piano. Togliamo la scorza, certo. Ma non buttiamola via, raccomando, perché se la mettiamo nell'essiccatore, come tutti sanno, è provato scientificamente, che la scorza di zucca è ideale per farci delle giacche. Ah, davvero? Delle giacche? Sì, io da quando sono crudista mi vesto solo di buccia di zucca essiccata. Ah, però... Certo. Sì, sì, si possono fare delle giacche bellissime, si fa essiccare la zucca, si colorano con delle bacche di candandoi. Ecco, ma scusi, quindi quella lì è la sua, è una giacca di zucca? No, questo è Armani. Ah, ecco. Quelle di zucca le tengo in cartina perché puzza. No, ma infatti... Torniamo alla ricetta. Una volta tagliata la zucca, così, grossolana, la mettiamo però a marinare nella salsa di limone per 8 ore. Ma non abbiamo tutto questo tempo, non... Questo è il tempo che richiede la cucina ayurvedica, il tempo, più avete tempo e più la zucca vi sarà riconoscente. Ho capito, scusi, ma se lei ha una famiglia... La perde. Ah, ecco, no, perché non io la mia l'ho persa. L'ha persa la sua, certo. Ed è sì, sì. 8 ore. Mi hanno lasciato quella volta che i miei figli sono tornati da calcio affamati. Certo, sì. E io gli ho fatto trovare un'insalata di verdure essiccate condite con vellutata di cardi e fiori. Non è piaciuta, No, no, si sono buttati nel frigo e si sono fatti un panino immagino con... salame, la maionese... No, no! Andrea Zalone! All'alba dei miei 60, io mi aspetto soltanto che tu faccia un sorriso. Ciao! Ma la Sampdoria farà la fine del parco? Ma lei è capace di andare a fare in culo? La ringrazio e le auguro una buona giornata. Le sono piaciuti gli occhiali? Quelli con cui è entrata in campo la squadra? Beh, quelli sono occhiali fantastici. Alcuni tifosi si sono arrabbiati, presidente? E c'hanno ragione, però se vince si arrabbiano, perché quella è una volta leoni e una volta coglioni, no? La Sampdoria si salverà. Non avranno il mio scalpo, nessuno. Io ho dichiarato uno filippino, no? Io leggo sul giornale che lo dicono, che lui ha detto... frocio a... Dice, non è frocio, perciò non è colpevole. Io ho detto filippino, quello non è filippino, so colpevole. Io per un errore geografico mi hanno dato, per poco mi danno il gas. Buonasera. Buonasera, presidente Ferrero. Bello. Buonasera, buonasera. Che bello, sembra tutto vero. Cosa c'è? Cosa fa? Che belle le montagne! Sì, ma non ci sono le montagne. Giuro, maresciallo, quella sulle montagne è neve. Sì, va bene così. Allora, guarda. Io giuro, sono rimasto male pure io. Vabbè, non importa. Vieni, buonasera, guarda pure tu, vedi qualcosa. Ma non ha niente in mano, presidente, guarda, non ha niente, veramente. Ci avevo gli occhiali. Sì, gli 3D, occhiali. Ah, vai. Ecco, sì. È il mondo del 3D. Sì, sì, è quello che... Ma se lo ricorda il proverbio, 3D sono novembre... No, sono 30. Che? Di.
E che devo dire? No, sono tra... non cominciamo. A me basta, favore, che chiedi, io sì, dico. Ecco. Che me lo lasci dirmela una cosa mentre dico. Sì. Di come Sampdoria. Sì, è vero. Lo dico che la Sampdoria non va in B, la Sampdoria si salva tra. No, è Ra, Presidente, salverà. Facciamo così, ricominciamo da capo. Allora, Presidente Ferrero, salve. Ra. No, dicevo, buonasera, Presidente Ferrero. Ra. Ma no. Beh, dai, buonaseriamo il Presidente. Un saluto a tutti i tifosi blu-cracchiati. Cerchiati. Ma soprattutto a tu. Splendida Micaela Calcagno. No, sempre più bella. No, non sono Micaela Calcagno di Mediaset, lasci stare, è un'altra cosa. Fermi tutti, c'è stato un cambio con Micaela Corragno. No, ma che no, Calcagno ha cambiato sesso. No, te lo posso dire, nel cambio ci hai perso. Perfetto, immagino, ma non sono Micaela Calcagno, quindi... Devi avere più fiducia in te stessa, amore. Grazie, ma comunque sei sempre meglio di quello lì che mi faceva le domande. Sì, certo. Quel giornalista con l'antenna in testa, che a proposito al posto delle mani, e l'amico Trecheco. Credo che si riferisca a me, ma sono io, che guardi, brutta sono io. Fine ha fatto nel fine degli anni, soprattutto ha lasciato solo il Trecheco. Ma non... Lo vuole adottare un Trecheco? La possiamo lasciar perdere il Trecheco? Parliamo invece di lei, Ferrero, insomma, se può... Ferrero? Chi è? Uomo di calcio, ma prima anche uomo di cinema. È vero, verissimo. Sai che c'ho tre sale? Sì, bene, mi fa piacere. Che me ne fai fare omaggio al grandissimo Ettore Scolo? Scola, facciamo. Attore straordinario di tanti bei capolavori. Ha lavorato col grande Vittorio Orgasman. Solo Gasman. Ci ha fatto Fistring. Sì, infatti. Fistring pretosi. Film bellissimi, certo. Il commissario Pepe al culo, bellissimo. No, Pepe, basta. Una giornata porti il collare, capolavori. Senta, no, possiamo parlare del suo rapporto con i tifosi? Diciamo che le cose vanno così. È un rapporto un po'... Ma quanti sono riattacchi, per favore? Parlate una per volta. Prima le donne, poi i Montella. Ma no, ma siamo solo io e lei. Si ricorda Montella? Quello bravo. Io no. Addirittura. Ho fatto una battuta di senso. Ma infatti, questa è... Non ci credo nemmeno io. Ma infatti, però, se potessimo parlare... Ci dai due spicci per la battuta di senso? No, ma... Se non c'è sfiscio anche 7 milioni di euro va bene. No, senta Ferrero, parliamo un attimo del brutto periodo che sta attraversando. Se sta attraversando aiutiamolo, dai. No, portiamolo sulle strisce. Sono strisce però innocue, maresciallo, glielo giuro. Ma lasci stare. Lo sto solo aiutando a attraversarle. Ma lasci... parliamo di lei, di questo periodo. Sono un Toy Boy Scout. Allora, io parlavo del momento che sta passando. Ad esempio, il patteggiamento a 1 anno e 10 mesi per il crack della Livingston, la compagnia... Sono vittima degli eventi, ma sono pentito. Bene, va bene. Mi batto il petto. Quello non è il petto, è la coscia. Allora chiamo il cameriere e te lo faccio cambiare. Anzi, andiamo via, questo ristorante non ci torniamo Ma non siamo più in un ristorante. Sei contenta, Micaela? Non sono Micaela. Allora, se non vuol parlare del caso Livingston, parliamo delle accuse per omessi versamenti di 200.000 euro dalla sua società cinematografica, no? Come risponde? Che è una... Sì. Sono felice di essere in questo quiz. Non è un quiz, non è... Rischiarutto, ciao Mike. Rischiarulla, prego. Un saluto a Fabio Fazio che ci guarda da lassù. No, è vivissimo, è vivissimo. Insegna agli angeli a farsi la scheda DIM. Vabbè, salutiamo Fazio. A questa domanda rispondo dopo. Va bene, ho capito. Ma magari preferisce parlare dei 4 mesi di condanna per abuso edilizio a Roma. Apro il palco della Calabria. No, risponda invece. La indovino con una. Ma accendiamo, accendiamola, dai. Perché non passa parola? Oh, ma passi sta parola. Ma lasci stare, dai, falla girare. Ma non può. Te faccio diventare la Calcagno. Ma non voglio diventare la Calcagno, non lo so. Faccio la magia come la favola della lampada, se ricorda. La lampada di Aladino. Quella che forse fa bru 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 bru. Cos'è? Cosa sta dicendo? No, quando nel film c'è il suono, c'è visto quando l'effetto c'è, quello... c'è il coso, il film quando si immagina che è una cosa, che poi arriva cosa, che è un mondo pieno di cose. Non si capisce niente. Buonasera e benvenuti a Serie A Live. Che sei, giornalista? Dov'è finita Calcagno? Ma sono io. Beh, diamo il benvenuto al presidente Massimo Ferrero. Dov'è? Coprimi, oh. Che se mi becca mi chiede i soldi. Guardi che è lei. Senta, Ferrero, abbiamo in collegamento l'allenatore dell'Inter, Roberto Mancini. Vabbè, sei bellissima come quando eri viva. No, ma io in effetti sono vivissima. Tra l'altro, con Mancini cerchiamo di parlare di calcio. Di calcio, il calcio... E salute, ma soprattutto se c'hai l'ostia porosa. Tu c'hai l'ostia porosa? No,
No, aspetti, mi dicono che c'è in collegamento Mancini. Mancini, sì, è pronto. C'è Buonasera, Mancini. Buonasera. Mancini, tutto bene? La vedo un po' amareggiato. Amareggiato io per cosa? No, mi sembrava così. Per quale motivo? No, io sto benissimo. No, però mi chiedevo... No, sono amareggiato quando mi tirate dentro la polemica. Polemica? La polemica mi dà fastidio, perché voi giornalisti tendete a fare polemica. Io sono un allenatore, parlo di calcio, sono nel campo. No, mi sembrava... Sto benissimo, guardi, sto benissimo. Sto bene, tra l'altro ho anche trovato il balsamo nuovo per i capelli, che è perfetto. Ma questo è molto bello. Mancini, certo. Tra l'altro, siamo qui con il presidente Ferrero e vi siete scontrati settimana scorsa. Ciao Massimo! Sì, è stata una bella partita, abbiamo vinto per 3-1, sì, meritatamente. No. Oh, sì. Abbiamo anche dato dei soldi in beneficenza. No, è stata una settimana che mi ha tirato sul morale dopo la polemica dei giornalisti. Certo, sì. Poi è bello quando si parla di calcio e solidarietà, no? Ma infatti, si parla di calcio, ragazzi, rimaniamo nel calcio. Restiamo nel calcio. Ferrero, sì, vuole chiedere qualcosa a Mancini? Chi è? Sono Roberto Massimo. Chi è Roberto Massimo? È Mancini. No. Chi è? Che sei? Non me lo ricordo. Chi... Ciao. Ciao, Massimo. È Mancini. Scusa. Sì. No, perché abbiamo vinto, dimmi, domenica, niente di personale. Che la squadra deve andare avanti, mi dispiace. No, il calcio è amore. Infatti, il calcio è amore. Amore. Parliamo di calcio. Parliamo, infatti, di calcio. Infatti, Ferrero, vai, vai, vuole, Massimo, fare una domanda di calcio a Mancini? Sì, scusa Roberto, ma ora che finalmente vi potete sposare voi froci, la domenica puoi andare, no, a fare allo stadio, no, perché sta contessa in cazza, che lo lasci solo da donna. Mancini, non se ne vada, Mancini, ma... Se, ma adesso andato, cosa ha fatto? Che ho fatto? Se n'è andato Mancini, una parola non doveva dire. Domenica, lo so, è brutta, lo so. Marianna Folli, Andrea Salone. Aspetto, aspetto che ci sia, sempre Sampdoria, anche se non ci sia, allo stadio sempre, voglio portare la cultura. Beh, vai, facciamolo. Raga, vi siete divertiti? Sì. No, a parte gli scherzi, dai, non fate così, ecco, perché io sono insicuro, no? Stanotte non ho dormito, no, a parte gli scherzi, dai, perché voi vedete, ma poi noi artisti siamo insicuri, ve lo ricordate Sanremo com'ero? Cioè, no, vi siete divertiti davvero? Bene, 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 no, va bene, no, ma non voglio l'applauso. No, sono felice. Bene, allora, se vi siete divertiti, guardatevi la rubrica Come l'ho fatto. Il programma termina qui, però la rubrica è interessante. E subito dopo c'è Bersaglio mobile di Enrico Mentana. Sai Enrico Mentana? Non so se l'avete visto recentemente... Non ci posso credere, mandate quello che volete voi, a piacere, non so se l'avete visto. Vabbè, guardatevi Ventana, vi voglio bene, a venerdì prossimo, ciao. Silvano Belfiore Ben. In Senato sono quarantenni, da quarantenni in su. Sì. Dovremmo, sai che cosa? Fare i capelli bianchi a un po' di ballerini. Ah, bene. No. Ah. Mi senti? Ecco, tutti parlate. Ciao Dennis. Cioè, siete parlanti, eh? Devi fare. Hai visto? Che carino. Vieni, vieni qua. Dove cazzo vai? Come faccio a dare il bacino? A me stesso? No, girati verso. È così. Perfetta. Ha paura che lo baci. C'è troppa luce, abbassa la luce. Non mi fa cattivo sto naso, raga. Stasera noi faremo. Sì. Cosa stasera sei? Noi faremo. Appunto. Ho troppa fame, ragazzi. E invece non mangerò. Se la mangi lei la zucca. Stronzo.